Allora, nonostante gli avvenimenti delle ultime settimane, il terremoto in Giappone, ma anche la guerra in Medio Oriente, abbiamo sentito come la ripresa economica internazionale non sembra al momento essere compromessa. Federici, in quale modo però gli investitori possono beneficiare dell'attuale contesto economico, proteggendosi comunque sempre dalla volatilità? Allora, sicuramente si possono fare più cose. Gli investitori che non vogliano un'esposizione completamente in azionario, ma che in questo senso preferiscono ad esempio delegare quanto azionario avere, quanto obbligazionario e oramai anche altre asset class molto importanti, ne abbiamo sentito già parlare, le materie prime, tra cui il petrolio piuttosto che l'immobiliare, beh, questi soggetti possono effettivamente affidarsi a prodotti cosiddetti flessibili di ultima generazione che tendono proprio un po' a modellare nel tempo il portafoglio in nome e per conto dell'investitore. Esistono dei prodotti sicuramente molto validi, ce ne sono anche in gamma di Fidelity, abbiamo parlato in occasioni passate del multi-asset strategic. Beh, questi prodotti tendono a lavorare su un modello, in questo caso si chiama l'orologio degli investimenti, e le raccomandazioni, quindi gli indicatori di questo modello oggi dicono che il tempo volge relativamente al bello, quindi sovrappesare le azioni, sovrappesare l'immobiliare e anche le materie prime, che per tutte le ragioni che abbiamo detto molto bene prima possono avere un certo periodo di risalto. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono prodotti che oltre a crescere possono anche difendere in termini di volatilità. Se noi pensiamo, mi ricollego all'esempio che si faceva prima sulla crisi giapponese, meno 18% in 2 giorni, in quella fase in una sola settimana un prodotto come appunto il multi asset che ha un'esposizione ai mercati importante anche nell'ordine del 50% ha perso lo 0,5%. Ed è tipicamente quello che un investitore si aspetta nel momento in cui delega a un gestore questo tipo di cose. Da notare, tutto questo avviene nel momento in cui c'è una sovraesposizione ai mercati azionari rispetto al benchmark. Quindi ci sono delle soluzioni a patto di guardare con molta attenzione asset class che noi tipicamente raccomandiamo agli investitori di non toccare più di tanto direttamente perché non è facile, men che meno in periodi come questi, riuscire a capire quando è il momento giusto di abbassare le materie prime piuttosto che di investire in oro o in petrolio. E ci spostiamo a questo punto in Cina, la cui attività industriale è cresciuta a marzo a ritmi elevati, fugando qualsiasi dubbio in merito a una possibile frenata dell'economia di Pechino. Professor Sdogati, quali sono le prospettive della borsa di Shanghai dopo un 2010 che si è chiuso in profondo rosso? Ma da un punto di vista del breve periodo, quindi parliamo dei prossimi mesi, sicuramente ci saranno delle preoccupazioni sulla borsa cinese, perché ricordiamo che le imprese giapponesi sono molto presenti in Cina come impianti produttivi e come approvvigionamento, come subfornitura. Quindi la Cina risentirà un po' di questo, ma dato il tasso di crescita previsto che è dell'ordine del 9-10%, questo effetto si frenerà, si fermerà nei prossimi mesi, appunto. La Cina è destinata a crescere perché ha deciso di diversificare il proprio utilizzo di riserve in dollari, nel senso che per anni e anni ha utilizzato le riserve in dollari prevalentemente per acquistare titoli del debito pubblico statunitense. Da qualche tempo sappiamo ha cominciato a diversificare questi impieghi, ha acquisito in Africa, ha acquisito molto anche in Europa. E quindi io vedo una crescita forte nei mesi, negli anni a venire. L'unica preoccupazione forse potrebbe essere il destino del renminbi, la valuta cinese per l'appunto, che peraltro a gran voce si chiede da molte parti, in particolare da parte del Congresso statunitense, ma è una richiesta che va avanti grosso modo da 13 anni e di Direi che grandi non è che i cinesi non ci apprezzamenti. sentono, professore, ci sentono poco. Direi che non è nel loro interesse, ma vedremo poi, secondo me non è neanche nell'interesse degli Stati Degli Uniti. Stati Uniti. Andiamo a vedere a questo punto, come è andata invece a brevissimo termine, nella scorsa settimana, in questa settimana, quella che si è conclusa venerdì sui mercati, la borsa cinese, ma non solo, una nota positiva rispetto a tutto quello che sta ancora succedendo in Medio Oriente, in Libia, ma non solo, in Siria e anche in altri paesi dell'area. La borsa del Cairo invece ha riaperto, in settimana, mercoledì, dopo oltre 50 giorni, come dire, in cui era rimasta chiusa. Però vediamo invece quelli che sono i BRIC, no? I Sì, i paesi. paesi emergenti,
dove paesi più importanti fra quelli emergenti. Esattamente, allora, dove è positivo questa settimana, anche in questo caso, il bilancio delle principali borse, tra le quali si mette in evidenza Mumbai con un rialzo del 5,24%. Bene anche Mosca che sale del 4%, San Paolo e Shanghai che registrano rialzi rispettivi dell'1,20% e del 2,37%. Invece in questo caso l'andamento dall'inizio dell'anno ancora una volta si mantiene contrastato, con San Paolo e Mumbai in ribasso dell'1,87% e dell'8,26%, mentre Mosca e Shanghai guadagnano invece rispettivamente il 15,32% e il 6,06%. L'indice generale resta negativo all'1,45%. Interessante vedere come in questi primi tre mesi dell'anno, quasi ormai ci siamo, i mercati dei paesi più industrializzati, come si diceva una volta, stiano facendo meglio di quelli dei paesi dell'area, almeno dei paesi dell'area BRIC. Fornezza, negli ultimi due o tre anni i risparmiatori hanno preferito un approccio decisamente prudente nei confronti dei propri investimenti, parcheggiando in molti casi i risparmi sul conto corrente in attesa, diciamo così, che venissero tempi migliori. Adesso che la situazione sta lentamente cambiando, stanno modificandosi anche le abitudini delle famiglie, a suo avviso? Sì. Qualche primo segnale quest'anno in questa espansione degli investitori di cui parlavamo prima lo stiamo riscontrando. C'è ad esempio la crescita del possesso dei prodotti di investimento su diverse famiglie di classi di attività, di tipi di prodotti di investimento. Stanno crescendo sicuramente il classico investimento tranquillo nei titoli di Stato, nelle obbligazioni. Sta crescendo, anche se di poco, il mondo del risparmio gestito, soprattutto molto utilizzato dai promotori finanziari, che sono un po' quelli che stanno operando maggiormente per trasformare, diciamo, i bacini di monetario e di breve termine in progetti finanziari un pochino più a medio respiro. È tornato a crescere anche il possesso di azioni dirette. Potremmo discutere se è giusto o meno per le famiglie italiane, però è tornato, per dirvi, la penetrazione era il 4%, la quota dei possessori di azioni è salita, è tornata al 7%, che è un po' la media storica di lungo periodo che è giusto che abbia, insomma, nel nostro paese. Insomma. La ripresa dei tassi nominali, visto che le famiglie sono spesso sensibili anche ai tassi nominali, potrebbe dare anche un piccolo aiutino a far tornare un po' di interesse verso un investimento e il non lasciare, diciamo, i soldi sul conto corrente. Il vero problema in questo momento è che comunque di passione per i prodotti non ne troviamo ancora tanto e c'è molto bisogno di accompagnare i prodotti con della consulenza, ma credo che poi ne parleremo. Insomma. Assolutamente, continuiamo a parlare nel corso della trasmissione. E ne parliamo proprio anche adesso, perché Marco Lo Conte, in materia di consulenza finanziaria, come si stanno muovendo le banche e le Poste Italiane? Sì, le banche e le Poste sono coloro i quali forniscono in quantità maggiore per contatto a persona, diciamo così, la consulenza ai risparmiatori finali. Citava Fornezza i promotori finanziari, che sono quelli che la fanno dal punto di vista qualitativo in maniera più evoluta. Le banche e le Poste, diciamo, in maniera più standardizzata. Ce ne siamo occupati su Plus. Servizio di copertina, noi dedicato, esatto, a questo di Plus di sabato scorso. Abbiamo cercato di verificare, insomma, la qualità dei prodotti, ma al di là della qualità dei prodotti anche il tipo di consulenza che allo sportello postale è possibile ricevere. Bene, diciamo che si può dire che ci sono ampi margini di miglioramento, quantomeno dal punto di vista della consulenza alle Poste, tant'è che appunto abbiamo intercettato anche numeri su quanto percepisce il dipendente postale in ragione del prodotto finanziario che viene venduto, 40 euro circa per una polizza legata al mutuo casa, 8 euro per un prodotto previdenziale. Questo dà un po' la misura di quanto viene remunerata la rete postale, così come accade d'altronde alla rete bancaria. La rete dei produttori finanziari e quelle bancarie. Esattamente, rispetto a quanto viene venduto al cliente. Dunque, possiamo avere un'idea del valore del business in ragione anche di queste indicazioni.
È successo un fatto importante però negli ultimi tempi, ossia l'apertura di un documento di consultazione che darà vita alla possibilità per le società di fornire consulenza finanziaria. È l'ultimo tassello per dar vita a un nuovo settore della consulenza, quello vero, possono fornire dei consulenti, tra virgolette, indipendenti, sia singoli che società. Che società, SRL e anche SPA. Esattamente. Ecco. L'Italia è in ritardo sulla regolamentazione riguardante la consulenza finanziaria indipendente, ma forse il 2011, alla luce anche di questa nuova normativa, ma anche per la definizione dell'albo, potrebbe essere veramente l'anno decisivo. Hai qualche novità in proposito, Ugo? C'è un tavolo molto importante in cui finalmente si comincia a ragionare in materia. In questo tavolo, gestito dalla Consob assieme a alcuni organismi che sono di categoria ma che sono anche indipendenti, soprattutto penso agli analisti finanziari, all'AIAF, si cominciano a tracciare le regole, le quali regole prevedono tutto sommato come principio fondamentale la salvaguardia dal conflitto di interessi. E tanto per proseguire, che il consulente, ci sono poi dopo dei nodi anche abbastanza delicati sulla definizione delle società, delle SRL che si occupano di consulenza, su cui si dovrà discutere molto, il consulente non potrà prendere soldi che dal proprio assistito, il che è un po' l'aspetto fondamentale. Certo è che si dovrà discutere molto in questi mesi. Vedremo che cosa succederà alla luce di questa regolamentazione, alla luce del nuovo albo che speriamo, voglio dire, vedrà come dire, la nascita, proprio l'istituzione, proprio in quest'anno. E di tutto questo e di molto altro ancora continueremo a parlare tra poco qui in studio. Prima qualche istante di pubblicità, però chiaramente rimanete con noi.